Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Parliamo del ritorno di Forza Italia. Forza Italia 2.0 l'ha annunciata Berlusconi in un'intervista al TG1 l'altro ieri e l'argomento domina il dibattito sui partiti e naturalmente anche le prime pagine dei giornali, soprattutto i giornali vicini al centrodestra, è l'apertura come sarà la nuova Forza Italia, per esempio, del Giornale, naturalmente. E poi parliamo anche del PD e della sindrome del 2008. La sindrome del 2008 è il timore che una candidatura forte, una vittoria di Renzi a un congresso, porti automaticamente la caduta del governo, come accadde al governo Prodi quando scese in campo Veltroni come primo segretario del Partito Democratico. Insomma, i partiti guardano un po' indietro, sembra. Vediamo se è così. Intanto dai nostri ospiti, naturalmente, ve li presento subito. Allora, Alessandro Campi, politologo, buongiorno, direttore della rivista Di Politica. Marco Conti del Messaggero, buongiorno. Francesca Schianchi della Stampa, buongiorno. Peppino Caldarola, giornalista, editorialista, blogger anche di Lettera 43. E poi in collegamento da Milano c'è Giorgio Stracquadanio, che è stato deputato di, non di Forza Italia, ma del Popolo della Libertà. Senatore di Forza Italia. Senatore di Forza Italia. Ah, è vero, anche questo. Quindi può raccontare, comunque, esperto del settore, protagonista, e che adesso invece è giornalista, quindi non si è più candidato alle ultime elezioni. Accanto a lui c'è Filippo Facci, giornalista di Libero. Buongiorno a Filippo Facci anche. Allora, io comincerei subito però con Stracquadanio, perché che effetto fa Il ritorno di Forza Italia, che mossa è? Ma è un tentativo di ringiovanimento, credo, destinato all'insuccesso, perché i partiti e le storie politiche non si azzerano e non si riavvolge il nastro cercando così di riconquistare la perduta freschezza. Il problema dei partiti è sempre un problema di obiettivi, uomini e credibilità. E la credibilità dell'attuale centrodestra, del partito di Berlusconi, si è persa non per le vicende giudiziarie, ma per le vicende politiche, cioè per i mancati successi sul piano politico, cioè la mancata realizzazione dei programmi di questi 20 anni. E non è recuperando il nome delle origini che si recupera la credibilità e la freschezza di quelle origini stesse, perché alla fine, lo leggiamo anche sui giornali di oggi, quel partito che era un partito contro la spesa pubblica, a favore dell'impresa, per la libertà di mercato e così via, e oggi, per esempio, nelle parole del suo capogruppo alla Camera Brunetta, un partito di impostazione totalmente keynesiana e che concorre con la sinistra a chiedere, come dire, il rilancio dell'economia attraverso il rilancio della spesa pubblica. In questo c'è una perdita totale di quella che è stata l'origine di quel partito, che credo che non sia da sottovalutare. C'è inoltre il fatto che il suo leader è comunque logorato non solo dai fatti giudiziari, ma dal tempo e appunto dagli insuccessi, e la perdita dei voti dal 2008 al 2013 testimonia il fatto che milioni di persone hanno smesso di ritenere credibile quel progetto politico perché non realizzato, non perché non fosse un progetto politico all'altezza dei problemi dell'Italia, ma perché per 20 anni è stato dichiarato e per 20 anni non è stato portato a compimento. E io non credo che un lifting di tipo nominalistico possa rilanciare una alleanza politica o un movimento politico che non è riuscito nei suoi obiettivi. Tutto qua. Filippo Facci, sarebbe un lifting? Oggi molti giornali si preoccupano di dire, anche esponenti del Partito del Popolo della Libertà, di dire che non è un'operazione nostalgia, che è una cosa nuova, così. Ma non lo so, possono dire quello che vogliono. Per non ripetere le cose di Stracquadanio cercherò di essere ancora più drastico. Il PDL non esiste, quindi l'unica operazione che può fare è ridisegnare il packaging e il marchio, insomma, a cui fa capo. Quindi cambiare sempre in termini verticistici, aggiungere un nuovo predellino, il nome, l'immagine,
ciò che appunto è il PDL in Forza Italia da parte della stessa persona che insomma rappresenterebbe l'invecchiamento di Forza Italia e quindi il rinnovamento, però è una forza politica che ormai è evidentemente deciso, leggi, Berlusconi ha deciso, che la forma partito anche nelle sue versione basilare, secondo me irrinunciabile, non debba esserci, ovvero sia non debba esserci le primarie, i congressi, un dibattito interno, delle riunioni serie di presidenza, l'humus che nasca da un dissenso, non debba esserci sostanzialmente niente. E poi sottolineo una cosa sulla quale mi piacerà tornare: non ci sia neanche una politica, un'idea di futuro, ciò di che non appartiene per forza a una visione antica della politica, da nostalgici del frontismo, dell'ideologismo e via dicendo, ma in un momento politico come questo mondiale, in cui il mondo sta cambiando, e il fatto che il mondo stia cambiando è la vera ragione per cui succedono tante cose anche in Italia, ciò che appunto necessita di un'idea di futuro in particolare, un'idea di paese in particolare, che un partito, uno schieramento proponga, e quindi sapere come posizionare questo paese rispetto a come questo mondo sta cambiando. Non so come spiegare, senza essere sprezzante, il fatto che molti nel PDL dicano che non è un'operazione nostalgia, non è, spieghino insomma tante cose che non sono, è perché non sanno spiegare che cosa sia, che cosa dovrebbe essere, e comunque non fa testo. È un partito che non c'è, non esiste, e temo anche che questa non visione delle cose, che riconduce la politica a piccole decisioni di microeconomia, da cui ci si attende tutto, tipo se abolire l'IMU o limare o non aumentare l'IVA, questo tipo insomma di step by step, di piccolissimo cabotaggio, secondo me temo che stia contagiando anche il centro-sinistra. Alessandro Campi, allora, la domanda precisa, no? La domanda è questa, sì, che sta succedendo, e anche, voglio dire, sono già stati messi in campo degli argomenti forti, dei rilievi di tipo contenutistico, di senso, di problema poi tipico del tipo di leaderismo berlusconiano, mi sembra. Anche. Sì, no, sono tutti argomenti condivisibili. Bisogna un po' riportarsi alla natura del movimento di Berlusconi. Diciamo, è stato a suo modo un soggetto rivoluzionario. Aveva grandissime ambizioni nel momento in cui è comparso sulla scena politica, appunto la rivoluzione liberale. Come tutti, diciamo, i movimenti rivoluzionari, quando ti accorgi di non aver conseguito i grandi obiettivi che ti eri dato, riguardi alle origini, no? L'idea di ricreare la magia in cui tutto è cominciato, se non che sono passati 20 anni, c'è un problema di gruppo dirigente che oggi non è assolutamente quello del 1994. Forza Italia aveva una vitalità che forse è stata dimenticata anche nei nomi che l'hanno animata, al di là di Berlusconi. Per cui si vuole tornare al passato, però si sa anche che sarà difficilissimo ricreare quelle condizioni. Però poi c'è un'altra considerazione da fare, che riguarda, diciamo, il perché Berlusconi periodicamente si riproponga di rifondare il suo stesso partito. Secondo me c'è una logica che rimanda chiaramente alla natura padronale di quel movimento. Così facendo, se noi dal 94 arriviamo ad oggi, troveremo un'infinità di momenti in cui Berlusconi ha annunciato lo scioglimento del partito, congressi che poi non sono stati fatti, cambi di nomi, azzeramenti di vertici, nuovi statuti. Solo Forza Italia credo abbia cambiato a suo tempo 4-5 volte lo statuto, nuovi coordinatori. È la dinamica di un partito padronale che deve impedire che si strutturi un gruppo dirigente stabile. È un modello di rivoluzione permanente che Berlusconi ha sempre perseguito, avendoci un obiettivo strategico chiaro e definito: il partito è mio, comando io, e di conseguenza non ci deve essere nulla che somigli a un gruppo dirigente. Tutti lo invocano, no? Tutti dicono che il PDL dovrebbe avere un gruppo dirigente in grado di sostenere Berlusconi nelle sue scelte. Il problema è che non lo vuole Berlusconi, perché un gruppo dirigente diventa fatalmente competitivo nei tuoi confronti. Se il partito è mio, se appunto obbedisce ad una logica pienamente padronale, si capisce perché ci siano questi
quindi azzeramenti periodici e questi annunci che poi in alcuni casi sono rimasti lettera morta, perché anche gli azzeramenti dei vertici, il ritorno a Forza Italia è una cosa che viene fuori in continuazione, magari questa volta si farà questa versione cosiddetta 2.0, però troppe e tante volte se ne è parlato. Ovviamente la domanda è: tutto questo a che serve rispetto ai problemi che ha in questo momento il centrodestra, i milioni di voti che sono stati persi? La risposta è stata data: potrebbe non servire a niente, nel senso che c'è un problema di linea politica, come si diceva una volta, c'è un problema di idee. Ripeto, Forza Italia del 94 aveva un'idea della società, peraltro anche a suo modo dirompente e rivoluzionaria. Nel 94 Forza Italia introduce, cioè, un nuovo modello politico-culturale, non soltanto organizzativo, dà corso a temi e suggestioni che non erano mai state della politica italiana. Oggi che propone la società italiana? La riduzione dell'IMU? Tra l'altro, in un momento di sconvolgimenti grandiosi, ci si immaginerebbe una grande idea per il futuro di questo paese che manca completamente. Quindi però, ci si accontenta evidentemente di questi. Però anche il PDL, che cosa proponeva e come è nato? Vi faccio vedere un contributo che abbiamo preparato proprio della famosa, quel famoso 18 novembre del 2007, quando Berlusconi è salito sul predellino. Mandiamo il contributo se è possibile. Questo è ciò che la gente vuole, tutti i messaggi, gli sms che abbiamo raccolto in questi giorni vanno in questa direzione, metà di coloro che sono venuti nei nostri gazebo non erano elettori di Forza Italia, questo ci ha fatto decidere oggi, contattando tutti gli altri che hanno responsabilità politiche, di buttare da parte le remore, le paure, i timori e di dare via oggi stesso. In mezzo alla gente a questo nuovo futuro per la politica italiana. Il nome. Vedremo, lo deciderà la gente. Le proposte che facciamo è partito del popolo della libertà oppure il popolo della libertà. Se qualcuno lo vorrà dare, il partito della libertà. A me piace il popolo della libertà. Allora, Marco Conti, a parte l'effetto nostalgia, non lo so se è nostalgia, no, l'effetto così autobiografico, visto che esatto. Marco Conti segue Forza Italia da anni, sì, è recente, però voglio dire, anche lì era una situazione in cui fu il tentativo, insomma, poi riuscito in quel caso di reagire a una situazione comunque di crisi, no? Sì, io penso che tu diceva Facci, il problema grosso del PDL oggi è quello che manca proprio un progetto, un'idea di futuro, un'idea di paese. Però lì c'era, secondo te, nel lì c'era perché era ancora c'era, anche se a mio giudizio l'esperienza migliore, diciamo, perché io può essere d'accordo o meno, del berlusconismo è stato, diciamo, si è esaurita nel 2006. Dopodiché c'è stato questo tentativo di riproporsi in un'ottica di partito contenitore di tutti, perché ricordiamoci che poco dopo poi il PDL mette dentro AN, il PDL tenta di mettere dentro Casini, sappiamo poi perché, i veti, le resistenze, comunque lì tenta di diventare, diciamo, l'unico partito, di esaurirsi come unico partito del polo moderato. Il problema e che peraltro ha un'alleanza, che è quello stato che è stato poi il problema anche di oggi, è il problema del Berlusconi ha sempre trovato una sintesi con la Lega, messa nero su bianco questa sintesi da uno come Giulio Tremonti. Oggi con Berlusconi non c'è più la Lega, che ha grosse difficoltà. Tremonti è sparito, si è riaffacciato, abbiamo detto, letto e scritto qualche tempo fa ad una riunione di Palazzo Grazioli, però l'ossatura del progetto berlusconiano è stata data dal 90, perché non tanto 94, quanto dal 90, diciamo dal 96 e poi dopo nelle elezioni del 2001, da quest'asse, l'asse con la Lega, mediata, strutturata, resa ideologica e culturale anche da Tremonti.
il discorso delle tasse, il nord, lo stato meno oppressivo, cioè tutto un'ossatura che si è oggi sbriciolata. E in effetti il PDL è un non partito adesso, un non partito con un segretario che peraltro batte le mani al fatto che il partito di cui è segretario viene sciolto da un altro che ha detto che lo scioglie. Non è lui, dando ragione a una linea opposta, dà ragione appunto a chi dice che il PDL non è mai esistito. E in effetti il PDL da quel 2007 in poi, anche da quella specie di congresso che fecero, si è asciugato, è uscito tutto a N, che era proprio il motivo del PDL, sì, che non c'è più, ma non perché non c'è, non ci sono esponenti. Ho sentito uno straquadanio in lontananza, che voleva dire? Sì, volevo dire che in realtà quel progetto politico si schianta nell'estate del 2011, non è che si schianta prima, tra il 2008, quando nasce, e il 2011 ha un enorme successo elettorale e politico. Non ci dobbiamo dimenticare che il 2008 l'alleanza berlusconiana stravince le elezioni. Nel 2010 riesce a vincere anche in condizioni difficilissime le regionali, compresa le regionali del Lazio, quando la lista del PDL, cioè il primo partito e il partito quasi pressoché unico della coalizione di centrodestra, non riesce a essere presentata, ciò nonostante riesce a fare eleggere il suo candidato presidente Polverini e a girare tutti i voti sulla lista civica della candidata presidente Polverini. E fino al 2011, cioè fino alla crisi dell'estate, che è la crisi fiscale sostanzialmente e dell'inizio della crisi dello spread, quella proposta politica riusciva a stare in piedi ed era riuscita anche a intervenire su alcuni temi, sul bilancio pubblico, sulla riduzione della spesa, in maniera all'inizio efficace. Quindi non è vero che l'epopea berlusconiana si esaurisce tra il 2001 e il 2006, dove non riesce Berlusconi a realizzare la sua rivoluzione liberale, ma il rilancio del 2008 è un rilancio consistente ed è un rilancio che segna una stagione politica di ben 3 anni. Ecco, e se però non si fosse schiantato da solo nel non realizzare quel progetto, oltre nel conflitto con Gianfranco Fini, probabilmente oggi avremmo un centrodestra più competitivo dell'attuale centrosinistra, mentre invece oggi il centrodestra di fatto non c'è ed è stato rilanciato da una circostanza del tutto occasionale, cioè il fatto che il centrosinistra bersaniano non ha vinto le elezioni, tutto qua. Francesca Schianchi. No, a me colpiva intanto il fatto della questione del predellino. È vero che era un'altra fase, bisogna ricordare che nell'ottobre 2007 viene eletto Veltroni, primo segretario del PD, cioè credo che la forza del PDL in quel momento derivi anche dalla spinta contrapposta dell'altra parte. Il PDL fanno il predellino e fanno il PDL come risposta, esatto, al Partito Democratico. Esatto, cioè il Partito Democratico riesce, esatto, il Partito Democratico riesce a nascere con questo primo segretario, con una forza, le primarie portano al voto milioni di persone, cioè riesce veramente a stimolare una novità nel campo politico, e Berlusconi, che comunque è una persona attentissima a tutto quello che succede, si rende conto che è il momento. Quindi secondo me quel momento è importante anche perché c'è un contrappeso dall'altra parte. La spinta del PDL è anche quella, che insomma si rende conto che anche nel centrodestra devono esserci. Penso proprio l'opposto, nel senso che dal punto di vista del contagio, io penso che sia stata la sinistra a farsi contagiare dal berlusconismo. La tendenza al monopartitismo Berlusconi ce l'ha sempre avuta dal tempo del CCD. Arriva in conseguenza del Partito Democratico. Arriva, che lui lo abbia sempre detto, io non ho dubbi. Arriva nel compimento in cui il Partito Democratico fa questa operazione e poi porta ad un sistema elettorale che poi è la nostra legge elettorale, che avvantaggia solo Berlusconi. No, avvantaggia il in prima fase solo Berlusconi. La legge elettorale l'ha fatta prima Berlusconi, nel 2005. No, poi nelle varie correzioni che c'è stata dopo, no? Con Veltroni, no, quando hanno fatto la legge elettorale del 2005. Con Veltroni l'accordo era sulle europee. Come no? E sulla legge elettorale. La legge elettorale del 2005. Sì, è così. Non la legge elettorale toccata. Del 2005, e ha ragione la Francesca Schianchi, che il Lingotto, io lavoravo all'epoca col Cavaliere,
Il discorso del Lingotto di Veltroni suscitò un grande, come dire, interesse e al tempo stesso preoccupazione. Se voi ricordate all'epoca, dopo il discorso del Lingotto, Berlusconi disse che si sarebbe, se non fosse stato un partito che veniva dalla storia comunista, lui si poteva iscrivere a quel partito. Non ve lo ricordate questo commento? Va benissimo, devo interrompervi per la pubblicità, cartelli di tassativo. Quel discorso ha una forza molto maggiore di quella che ha adesso Renzi. Ci fermiamo e ci torniamo subito, naturalmente, una pausa pubblicitaria, fra poco. Allora, di nuovo in studio, stiamo parlando del possibile o impossibile ritorno a Forza Italia e del suo significato, e abbiamo visto, stiamo parlando anche del 2008, lo stesso Stracquadanio ci raccontava come Berlusconi fosse rimasto molto colpito dal discorso di Veltroni al Lingotto nella scelta poi di salire sul predellino e quindi fare il PDL, quel PDL che adesso dovrebbe essere invece cancellato. Allora vi faccio vedere un altro contributo che abbiamo preparato, e questo invece riguarda proprio quella fase lì, quella del non del Lingotto ma di quello che ha portato, vediamo, PDS. Cari compagni e cari compagni, siete voi i protagonisti di questa straordinaria avventura, siete voi con la vostra passione, con la vostra generosità, con la vostra intelligenza. Io credo che ce la faremo, io credo che ancora una volta saremo all'altezza delle aspettative che il Paese ha verso di noi e ancora una volta scriveremo una pagina di storia di questo Paese. Ecco, diceva Campi, sembra il passato remoto, Caldarola, però probabilmente è stato, adesso c'è un po' questa, il timore che si verifichi uno scenario di quel tipo, e cioè Veltroni che si candida e il governo che possa cadere, cioè Veltroni si candidò allora, fece cadere Prodi, che questo possa succedere di nuovo con Renzi. Beh, è un po' meno grave questa volta, diciamo la verità, nel senso che l'impatto fra la segreteria Veltroni e il governo Prodi era uno scontro fra, dentro lo stesso campo. Anche se la colpa di Veltroni, se ad essere onesti, è relativa, perché il governo Prodi si reggeva su una maggioranza ridicola, letteralmente ridicola, perché talmente ampia, talmente fatta di complicazioni, di ministri che andavano in piazza, eccetera, per cui l'accelerazione che c'è stata nella leadership e nel discorso nuovo che ha fatto Veltroni è stata un'accelerazione, ma alla fine erano i fatti. Questa volta parliamo di una cosa diversa, perché l'eventuale, molto probabile, ascesa di Matteo Renzi interverrebbe su un quadro politico già precario in queste ore, precario per lo scontro sui contenuti, per la bassezza degli obiettivi, perché appunto stiamo discutendo di cose importanti, IMU, IVA, ma non, come diceva giustamente Facci, la visione sull'Italia. Quindi noi abbiamo, poi c'è la cosa da quale non possiamo sfuggire, è successo un fatto clamoroso in queste settimane. Se ha ragione Giorgio Stracquadanio nel dire che la sconfitta di Berlusconi è politica e non giudiziaria, è un dato della realtà che Berlusconi probabilmente fra qualche mese uscirà fuori dalla vicenda politica come leader di primo piano per una ragione giudiziaria. Questo cambia un po' la situazione e quindi la fragilità del governo diventa sempre più evidente. Renzi riporta in fondo il tema dell'assoluta liquidità e, come dire, come si può dire per indicare una cosa che è assolutamente transeunte, cioè che i partiti politici in Italia, che ne dica Grillo, non esistono. Non esistono, non sono esistiti e non esisteranno, perché la leadership di Renzi
se sarà sul partito o sarà sul governo, sempre che abbia i voti nell'uno o nell'altro caso, è un progetto che rispetto al Lingotto è ancora più liquido. Cioè Renzi letteralmente pensa al partito... come fastidio quasi. Ma no, adesso non vorrei, io sono stato sempre molto severo, Renzi... No, ma non è un... No, cioè, voglio dire, lo vive con... culturalmente nell'idea che sia un ingombro, no? Che sia un ingombro, che è un pensiero, diciamo, io ritengo poco occidentale, perché nei partiti occidentali comunque conformati i partiti sono leggeri, ma non sono un ingombro. Al tempo stesso abbiamo sul centrodestra un'idea un po' retrò di Forza Italia, però c'è il problema non della cultura del berlusconismo, che è una cosa pesante che ci accompagnerà per chi sopravviverà per i prossimi 20 anni, però della leadership, assoluto, c'è il tema della leadership. Ci sono milioni di voti di centrodestra e milioni di voti ballerini che sono approdati a Grillo ma se ne stanno andando. È impensabile che in questo paese, questo mondo, che in gran parte di centrodestra non esprima un suo soggetto, un suo... La responsabilità di Berlusconi storica è di non aver voluto, come dire, aprire il passo. Cioè non è il De Gaulle che apre a Pompidou, cioè non è, in questo non è uno statista, lo dico ad avversario ma senza acrimonia, non è uno statista perché non dà avvenire al proprio mondo, non dà nessuno avvenire al proprio mondo, e questo è un problema. Ma per una ragione semplice, Caldarola, è che non ha istituzionalizzato la sua rivoluzione. L'unico modo in cui avrebbe potuto Berlusconi dare avvenire era concretizzare una istituzionalizzazione del nuovo attraverso la forma presidenziale. Il non averlo fatto e aver mantenuto sostanzialmente l'assetto politico-istituzionale della cosiddetta Prima Repubblica, perché la seconda non l'abbiamo mai vista, provoca al tempo stesso questo fenomeno, cioè che tutta la carica politica è concentrata sulla persona e nulla sulle istituzioni e sui partiti. Anzi, noi siamo nel paradosso di quello che tu hai detto un attimo fa. Renzi può dare alternativamente la scalata al governo o al partito come se questo fosse indifferente, mentre invece in tutti i paesi occidentali si scala il proprio partito per scalare il governo. Si vince il congresso laburista o conservatore in Gran Bretagna per andare al governo al momento in cui si decideranno le elezioni. Questo è proprio quello che viene rimproverato a Renzi, di voler fare così, cioè scalare il partito per andare al governo. Ma è la verità. Se lui scalasse il partito per andare al governo farebbe quello che è normale nei sistemi occidentali. Il fatto che si discuta nel PD se la regola per cui il segretario è il candidato alla premiership o no, e questa regola è stata violata dallo stesso Bersani la volta scorsa, che ha voluto delle primarie per legittimarsi, vuole dire che la legittimazione politica non sta nei partiti. In questo ha ragione perfettamente Caldarola, e che non c'è stata istituzionalizzazione delle leadership, e non c'è stata in Francia. Per concorrere alla presidenza bisogna concorrere prima alla leadership della propria parte politica, se no non si concorre alla presidenza. In Italia sembra che invece si possa concorrere meglio alla premiership se non si è leader del proprio partito. Esatto, se si ha una leadership carismatica e basta. E questo è paradossale, vuole dire che non c'è l'istituzionalizzazione del carisma. Questo è molto interessante, questo discorso. Da questo punto di vista era interessante il progetto del PDL, adesso lo stiamo dando come un progetto liquidato, in realtà doveva servire perlomeno nelle intenzioni esattamente a questo. Innanzitutto si trattava di fare, ed era un po' la sua idea strategica, la casa comune dei moderati, quindi diciamo, razionalizzare anche la lotta politica in Italia in senso completamente bipolare. Da questo punto di vista è vero che ha molto contato la suggestione che veniva da sinistra, quindi due grandi partiti che aggregavano, diciamo, i cespugli sparsi e ne creavano uno solo, che però al tempo stesso fosse un partito tra virgolette normale. L'idea del PDL era quello di mettere insieme tutte le sue componenti e poi farle vivere in un equilibrio dinamico. Il problema è che poi questa cosa si è schiantata con, diciamo, questa matrice originaria padronale un po' assolutistica, che ha impedito che il PDL avesse una sua dialettica autentica. Appena ci si è provati, Stacquadagno queste cose le ricorda benissimo, appena si è tentato di costituire quella cosa orrenda che sono le correnti, che in realtà poi sono fisiologiche in qualunque tipo di partito strutturato liquido, componenti che si organizzano e confliggono tra l'altro sulla base di un obiettivo funzionale,
per far sì che ci sia una competizione per la leadership. Se la leadership non deve essere soltanto carismatica, come la crei? La crei dall'interno attraverso meccanismi competitivi. Quando si è tentato di fare questo, il PDL, come dire, è imploso su se stesso, c'è stata la cacciata di Fini, le vicende che tutti ricordano, e il progetto è venuto meno. E ci troviamo oggi, e qui insomma, sono i salti acrobatici di Berlusconi, in un modello totalmente opposto. Quello doveva essere la casa comune dei moderati, un partito maggioritario. Oggi Berlusconi ripropone la frammentazione in una logica di coalizione. Io mi faccio il mio partito, al più poi mi alleo con la Lega, con Fratelli d'Italia, addirittura con un pezzo di Montiani, in una logica totalmente proporzionalistica. Ormai diciamo, l'obiettivo strategico dei partiti strutturati o liquidi è quello di sopravvivere ognuno nel suo piccolo recinto, quindi è anche venuta meno la grande idea strategica che aveva sorretto la Seconda Repubblica, quella di una grande democrazia bipolare che aveva bisogno di partiti di un certo tipo che evidentemente non siamo stati in grado di far nascere, ma anche di istituzioni che dessero stabilità. Sì, perché i partiti poi ci si riflette nelle istituzioni, certo. Ma la dinamica del PDL non c'è stata nel partito e si è riflettuta invece nello scontro sul governo tra il presidente della Camera, che in modo, come dire, anomalo ha svolto il suo ruolo, che doveva essere un ruolo che poteva trovare legittimazione nello scontro di un partito, ma che invece ha trovato... in un partito poteva guidare una corrente, Fini. Nel far cadere un governo. Vabbè, anche Bersanotti contribuì a far cadere. Se avessimo avuto un sistema istituzionale in cui la leadership aveva un suo riconoscimento sancito dagli elettori, io parlo del sistema francese, ma anche di quello britannico, perché il sistema britannico è il capo del governo che sceglie il momento delle elezioni. Se la sua maggioranza viene meno, va alle urne, no? Se noi avessimo avuto un sistema istituzionale che sanciva la leadership e la riconosceva, noi non avremmo avuto la crisi del centrodestra così come l'abbiamo vissuta. Avremmo avuto una contesa interna che si sarebbe risolta con un congresso da parte di chiunque. Invece si è risolta con la caduta del governo, cioè il congresso è stato fatto in Parlamento invece che nei luoghi deputati del partito. L'errore di Berlusconi nei confronti di Fini è stato quello di non sfidarlo in un congresso, ma l'errore di Fini è stato quello di comportarsi come ci si comportava nella Prima Repubblica, cioè come corrente minoritaria, all'epoca erano i partiti minori, per di più stava la presidenza della Camera. Allora, Facci, sei d'accordo con questa analisi di Stracquadanio sull'istituzionalizzazione, su, diciamo, la storia, sul perché sono andate male le cose? E non hai l'impressione che comunque tutti e due i partiti, il PDL e il Partito Democratico, nonostante abbia una carta comunque di novità che è quella di Renzi, però guardi molto all'indietro, a questo suo passato che abbiamo anche visto nel filmato? Non so se ho capito la domanda, ma fa niente. Se vuoi la rifaccio. Le domande servono come scusa perché ciascuno dica ciò che vuole. Non è proprio così. Abbiamo risposto alle domande. Loro hanno tutti risposto e rispondono. Io sono anche capite. Molto rompiscatole. Domanda a piacere. Vai. Non è una domanda a piacere, però puoi dare una risposta a piacere. E non sono neanche tanto sicuro di aver capito tutto quello che ha detto Stracquadanio, perché è molto elaborato, nel senso che io ho una visione più semplicistica, se volete. È quello che spiegavo all'inizio, cioè non vedo neanche particolari svolte, cioè Berlusconi e il centrodestra non possono autoriformarsi, e in generale ciò che ci si attende dal centrodestra, cioè una sua rinascita, una sua esistenza, non nasce da un'attenzione studiata a una azzeccata genesi del centrodestra medesimo, ma può nascere solo da una palingenesi, cioè in altre parole Berlusconi deve andare via, Berlusconi deve sparire in un modo o nell'altro, mi spiace dirlo in questi termini che sembrano sprezzanti, io scrivo su un quotidiano di centrodestra, ho sostenuto Berlusconi strumentalmente per varie ragioni. Che vuol dire strumentalmente? Che vuol dire significa che a me non è mai, ma che a me interessa, che non era innamorato, come in tutte le vicende politiche uno sostiene le cose strumentalmente, ha degli obiettivi, ecco, sono d'accordo,
se sarai anche d'accordo, però vorrei tradurre con parole mie quello che intendo dire. No, nel senso che in vita mia mi ha sempre importato di un tema, che principalmente, che è quello della giustizia. Berlusconi era un mezzo per risolvere un fine, benché lo facesse principalmente per un tornaconto personale, però insomma non essendoci riuscito. Detto questo, Berlusconi secondo me perso un paio d'anni fa soprattutto l'occasione per accomiatarsi progressivamente, insomma, alla fine. Io non lo so che cosa abbia sbagliato Fini, adesso non me lo ricordo neanche a suo tempo, però Fini è stato fatto fuori perché comunque rappresentava un qualcosa di diverso da Berlusconi. Berlusconi non ha voluto fare le primarie e i candidati alle primarie, nel momento in cui lui ha deciso che non dovevano essere fatte più, hanno applaudito la decisione, che è una cosa fuori dal mondo. Si parla di leader e poco fa, non mi ricordo chi, ha detto che i leader nascono appunto all'interno di una forza, dalla conoscenza, dal tessuto e da una frequentazione del movimento. E abbiamo discusso per giorni, perché l'ha detto Luigi Bisignani, del fatto che Marina Berlusconi, cioè delle cose che io non riesco più a partecipare ai dibattiti perché mi sembra tutto surreale. Quindi io, come vedi, io non me la ricordo neanche la domanda. Va bene, però, abbiamo detto che avevi facoltà di parlare a però, piacere. Però, ecco, questa perfetta assenza, anche solo il problema del problema di fingere di avere una visione di futuro, di avere un qualcosa che assomigli davvero a un programma, ma sul serio. Prima dicevo che stesse forse influenzando anche il PD, perché secondo me in questo, insomma, il PD, che insieme alla Lega sono gli unici partiti rimasti, insomma, il PD esiste, si dilania, si contorce, leggiamo sui giornali tutti i giorni le dinamiche interne al PD e una parte di noi ne sorride perché ci rimanda, insomma, a un vecchio autodistruggersi come pulsione, anche se viene da dire che perlomeno da quelle parti qualcosa succede. E Renzi sì, forse Renzi rappresenta la modernizzazione di tutto questo e il superamento di tutto questo, ma infatti io non riesco a capire per quale ragione al mondo dovrebbe andarsi a intruppare in quelle sabbie mobili che sono tutte le dinamiche che portino a designarlo forse come segretario del PD, francamente. Cioè, prego? No, prego, Marco Conti. No, era un prego per interrompermi, ho capito. No, c'era Marco Conti che voleva interromperti e qui lo lasciamo interrompere. Ho impressione, come diceva Facci, che insomma, per quello che ho potuto conoscere, Berlusconi difficilmente se ne andrà come adesso si augurava, cioè nel senso con le sue gambe. Se ne andrà per ragioni giudiziarie comunque, cioè, io ne sono assolutamente convinto. Ho impressione che neanche Berlusconi probabilmente se n'è andato al Parlamento, ammesso che poi in Parlamento lo si veda, perché poi le presenze fisiche di Berlusconi, cioè tu Marco dici gamma, cioè, Berlusconi anche se fosse condannato, io sostengo da tempo Berlusconi dalla politica se ne va soltanto quando è sul tavolaccio freddo, e allora si può dire che Berlusconi è uscito dalla politica. Berlusconi dalla politica non uscirà mai. Poi può stare in Parlamento, può stare fuori, può fare il grillo da fuori, ma non uscirà. E penso invece, e per tornare al discorso di prima, che siamo oggi, e Renzi lo è la dimostrazione, in un sistema dove Berlusconi ha berlusconizzato tutto il sistema. Questo mi riferisco anche a quello che diceva prima Federica. Cioè, il fatto, e infatti poi abbiamo un leader come Renzi che non a caso a sinistra si dice che è uno che viene da, a parte il pranzo ad Arcore, ma che è un leader diciamo molto simile a Berlusconi. Il sistema politico e elettorale e anche l'evoluzione della legge elettorale sono andate tutte quante come Berlusconi voleva, anche quando lui è saltato dopo il Lingotto su quel favore che Veltroni gli stava facendo in quel momento, cioè del partito a vocazione maggioritaria. Berlusconi è dal 94
che quello dice, quando lui poi nelle derive varie, nei contorcimenti vari, nei sistemi elettorali i più vari che ha tirato fuori, ma il modello politico di Berlusconi è io davanti e tutti dietro. Quindi poi che non c'è riuscito ovviamente con la Lega, perché la Lega per carità che c'è riuscito in parte o comunque a fasi alterne con Casini, che c'è riuscito e poi è finita come è finita con Fini, però il modello berlusconiano è io là e tutti dietro. Il problema è che è una leadership mai scalabile, questo è lì la differenza con il PD. Il PD e non è scalabile per tutti i motivi per cui anche imprenditoriali che si porta dietro. Per altre ragioni è poco scalabile anche quella del PD alla fine. Beh, è quella per altre ragioni, però, perché è collettiva. Però, per il resto, il sistema politico e elettorale in Italia dal 94 in poi è tutto berlusconizzato. E la sinistra, come diceva adesso anche Facci, anche nella mancanza di progetto, di progetto paese che si mette a rincorrere il taglietto dell'IMU è molto berlusconizzata. Nell'evoluzione poi, se vogliamo, peggiore, perché nella fase invece, giusto o sbagliato che sia, di Tremonti, parlo 2001-2006, Tremonti aveva tirato fuori, io veramente sembra un secolo fa, insomma, Tremonti due aliquote, meno tasse per tutti, ve lo ricordate tutto quel, no? Quello l'abbiamo sentito quella roba, da un po'. Quella roba, però quello era una proposta meno stabile, era una proposta politica al paese. Però posso dire una cosa, il fatto è anche che la differenza col PD, cioè adesso noi ci fissiamo su Renzi, che è sicuramente la novità più importante, che ha anche più probabilità di vincere un eventuale congresso del PD, però a me colpisce anche che anche le altre anime del Partito Democratico una cosa l'hanno capita, cioè che bisogna fare un passaggio generazionale, cioè i bersaniani stanno pensando a una figura e pensano a Stefano Fassina, pensavano a Zingaretti, i franceschiani pensano alla Serracchiani, cioè è come se si fosse fatto, no, questo passaggio anche perché la sconfitta di Bersani assolutamente, insomma. Sì, il problema è che Berlusconi le sconfitte ne ha subite, ma non si parla di questo, anzi la cosa incredibile è che quando si parla di un passaggio di testimone, al limite sua figlia, cioè nel partito che si è riempito la bocca di merito parliamo di dinastia, cioè Marina Berlusconi sarà bravissima, io non ho dubbi, però il fatto di chiamarsi Berlusconi nella vita immagino l'abbia aiutata. Quindi voglio dire, una differenza fondamentale però tra PD e PDL è anche questa, che comunque nel PD, pur con tutti i contorcimenti che tutti abbiamo detto che sono veri e con una fortissima influenza di vecchie correnti, però come dire, la consapevolezza di un tentativo di passo avanti, cioè nel PDL torniamo al marchio vintage di 20 anni fa con il capo di 20 anni fa che però ha 20 anni sì, di però più. Quando molti nomi nuovi avvengono fuori, come avvengono fuori nel PD per cooptazione, alla fine perdono molta della loro novità, tenendo presente che Renzi l'ha persa la prima, adesso veniamo se ne avrà un'altra di chance, ma la prima l'ha persa proprio per questo. Benissimo. Perché passava sugli altri, dopodiché ha dovuto fare, dopodiché molti rottamati di qualche anno fa adesso sono entrati in una dinamica di rapporto con lui. Infatti diverso, non ti sto dicendo che Veltroni, D'Alema o Labindi non contano più niente, però ti sto dicendo che perlomeno non propongono di mettere i propri figli, cioè questo sì, ma poi questo è un fatto di stile, perché poi può essere Alfano o spiegato qui un sondaggista come in realtà questo meccanismo dinastico funzioni proprio per la tipologia di partito che è il PDL, perché è un partito comunque, diciamo, con i partiti populisti invece l'aspetto dynasty funziona in termini demoscopici, però è un'opinione di un sondaggista, ma siccome è stata di Alessandro Amadori che comunque l'ha esposta qui a Omnibus, la riprendiamo, però mi chiedo, siccome è il partito del merito che ha sempre detto di voler proporre il merito, mi chiedo se la dinastia è una dinamica di molte democrazie contemporanee, questa evoluzione dinastica mica soltanto italiana, certo, non sarebbe anche soltanto Clinton italiana. Per dire sarebbe, potrebbe anche essere. Ci fermiamo per la pubblicità. Sì, a me viene in mente Perón, che non è proprio Allora, il dibattito, come al solito, continua anche durante la pausa pubblicitaria e quindi c'era Peppino Caldarola che voleva dire delle cose sul Partito Democratico, per gli argomenti che sono stati tirati no, in ballo. Sì, sì,
Voleva delle precisazioni, questa è una domanda non a piacere. No, mi piacciono le tue domande, adesso non vorrei essere polemico con Facci, ma mi piacciono e capisco le tue domande. Io qui volevo dire due cose. Una di passaggio sul PDL, che sono d'accordo con Campi, che l'elemento dinastico non mi preoccupa, c'è nei sistemi occidentali. Il problema è che nel caso del PDL, o come si chiamerà, l'elemento dinastico segna il passaggio fra due persone che hanno lo stesso temperamento, però uno è simpatico e l'altro no. Lo dico non solo come apprezzamento personale, cioè Berlusconi ha una fascinosità che la figlia non sembra avere, no? Sembra avere la stessa grinta. E siccome il mondo di Berlusconi è stato anche, diciamo, tenuto assieme dall'elemento fascinoso di sogno del suo leader, per quanto riguarda il PD, io vorrei proporvi, come dire, due cambiamenti strutturali che sono avvenuti nel PD, tutto sommato precipitati durante la segreteria Bersani, preesistenti, però la segreteria Bersani e il suo insuccesso totale li ha accentuati. Il primo è che il PD è un campo politico, non è un partito, e sarà sempre più, soprattutto se vincerà Renzi, un campo politico, cioè un'area non molto recintata, come vorrebbero tutti gli elementi più della sinistra, no? È un grande campo politico. Un grande campo politico che in questo senso, in tanti sensi, si rivela anche utile, come si è visto nelle amministrative, dove sono stati eletti sindaci ultraliberal come Enzo Bianco, ultraradical come Marino, renziani piuttosto che altro. Quindi, diciamo, il PD tende a non assomigliare più a un partito politico. E questo avviene per un dato che pochi analizzano e che è accaduto, diciamo, con la sconfitta di Bersani, per il modo in cui è avvenuta la sconfitta di Bersani, che è finito il popolo ex comunista. Cioè questa area che sembrava compatta, diciamo, che succedeva a se stessa nei vari partiti e che manteneva una rete di legami, non esiste già più. Lo vedete anche dal fatto che la cosiddetta sinistra del PD non riesce a esprimere un candidato, ma moltiplica i suoi candidati. Abbiamo visto Si va da Cuperlo a Fassina, c'è l'ombra di Barca, perché non ha più un mondo di riferimento. Voglio dire che, non che questo popolo non ci sia, è che ormai non si riconosce più. È successo al popolo. Che non è più un blocco che è sgretolato. Quello che è successo al mondo ex socialista, che non si, cioè, se si ritrovano una sera, si ritrovano a però poi chi va a destra, chi va a sinistra, tutti ritenendosi socialisti, no? Chi sta col centro-sinistra e chi col centro-destra. Lo stesso accade, lo dico anche per un ragionamento sulla struttura, ma anche per l'esperienza che faccio quando vado in giro a fare delle conferenze. Riconosco molti ex, diciamo, amici e compagni, però ognuno la pensa, chi sta con Renzi, chi sta... Tutto qua. Questo no, è una cosa che mi piace, sulla quale piacerebbe sentendo queste parole di Calderone, mi viene in mente che forse rischiamo anche noi l'effetto nostalgia, magari senza rendercene conto, però in fondo che cosa diciamo? Questi partiti non esistono, sono brutti, non rispondono agli obiettivi che ci si aspetta da loro. E dicendo questo abbiamo in testa il vecchio modello di partito organizzato, radicato nel territorio, quello che faceva, diciamo, la buona politica di una volta. Io comincio a avere l'impressione che forse dobbiamo arrenderci all'evidenza delle cose, no? Probabilmente è in corso una trasformazione profonda della politica, quindi dell'attore principale della politica democratica, che sono i partiti, e di queste cose dobbiamo prendere atto e cercare un po' di razionalizzarla. Noi stiamo parlando del PDL e del PD, in realtà poi se guardiamo tutto il panorama politico, tutti i partiti funzionano allo stesso modo, hanno una fortissima componente patrimoniale o personalistica, pochissima dialettica interna, si entra e si esce con una facilità straordinaria. L'Italia dei Valori da chi era fatta? Certo. Da gente che veniva dalle provenienze più strane. Il partito di Grillo da chi è fatto? Da gente che viene dall'estrema destra, dall'estrema sinistra, ex arrabbiati. Quindi è una caratterizzazione assolutamente omogenea e comune. Quindi, però diceva una cosa in più forse, Caldarola, sul fatto che è finito, al di là della nostalgia, se è finito quel mondo di quell'elettorato lì,
Ma infatti, diciamo, quello che volevo dire è esattamente questo, cioè, per avere quel tipo di partiti minimamente radicati, alla luce dell'esperienza, quelle lacrime di Fassino, devi avere anzitutto una cultura politica di riferimento minimamente omogenea, si chiamavano ideologie, quella roba lì è sparita, per cui i partiti su che cosa si appoggiano, quale base ideale hanno. Al tempo stesso i partiti avevano una base sociale a sua volta un po' omogenea, cioè rappresentavano interessi definiti. Hai una mobilità nella società che ti impedisce di essere il partito di una classe, nessuno di un gruppo sociale. Blocchi elettorali, allora, che sono blocchi sociali. Non ci sono modelli culturali di riferimento, non ci sono basi sociali di riferimento, vai verso un modello di partito molto liquido che a questo punto, secondo me, però devi cercare di razionalizzare, perché forse noi non avremo più culture politiche, avremo aree politiche, come giustamente si diceva, e devi governare quelle. Secondo me, diciamo, la scommessa italiana è essenzialmente, forse stiamo funzionando senza rendercene conto, come un gigantesco laboratorio politico, perché però è vero che all'estero non è così, questo è un problema molto italiano, però probabilmente è una linea di tendenza delle grandi democrazie in cui quel soggetto politico molto novecentesco, che era il partito, sta cambiando i suoi connotati genetici. Però quindi Caldarola, chiedo ancora a lui, e poi riandiamo anche sul PDL, volevo fare delle altre domande a Stracquadanio. Però non ti sembra che, tu dici, non c'è più, insomma, questo mondo di riferimento si è sbriciolato, è un'area, però non ti sembra che invece nella vicenda congressuale del Partito Democratico invece una certa area si comporti come se quel mondo esistesse ancora? Sì, cioè, sì, il tipo di reazione che c'è, sì, anche a Renzi, sì, è una reazione? Questa era la domanda. Sono totalmente d'accordo, nel senso che la forza di Renzi nasce da questi due elementi, che il PD è un campo politico e non è in senso stretto un partito politico, cioè sempre meno l'idea di un partito tradizionale, ed è sempre più un largo campo politico. E anche, io insisto sul fatto che il popolo ex comunista ormai, diciamo, si è disperso, cioè si aggrega dentro il PD, però non ha più, diciamo, quella connettività l'uno con l'altro che aveva prima. C'è un pezzo di sinistra che cerca di rinvigorire l'idea del partito tradizionale, che piaceva anche a me, non rendendosi conto che non è più proponibile questa roba in queste forme. E soprattutto perché i suoi leader non sono più in grado di parlare con lo stesso fascino di un tempo al mondo ex comunista disperso. Che si è sbriciolato. Cioè, diciamo, la parabola del mio amico D'Alema nasce anche dal fatto, non solo, non ci sono solo gli errori o i pregi o i successi dei singoli, ci sono anche i contesti. Il contesto che rende difficile oggi affermare una leadership di sinistra dentro il PD nasce da questi due dati. Questo contesto favorisce Renzi. Renzi vittorioso al partito o al governo accelererà questo processo. Per cui sembrerà persino che il modello veltroniano era troppo, come di dire, troppo di sinistra rispetto a Renzi. Lo dico senza nessun giudizio negativo. Renzi, quello che è accaduto poi, sta accadendo a sinistra, non sul palio del campo politico, quello che è accaduto a destra anche prima, sarà perché certo, a destra, nell'area di centrodestra, il crollo dell'ADC e del PSI è stato in concomitanza ovviamente dell'ascesa di Berlusconi, è stata la causa, insomma, di Berlusconi, ma quella, il centrodestra, è stata sempre un'area, un campo si politico dove Berlusconi si è mosso. C'è un altro dato che secondo me può accentuare quello che tu dici, il fatto che finisce il finanziamento pubblico ai partiti e finisce, lì c'è la destrutturazione, se per la verità, dei partiti. Se anche per la verità di oggi, vabbè, sì, ci sono interviste, esatto, c'è un'intervista, sì, proprio Emanuele Fiano del Partito Democratico, che dice che in realtà, e che è anche relatore della legge, che però dice che in realtà c'è una riduzione neanche tanto, no, infatti tanto c'è un'enorme ampia enorme del finanziamento resistenza pubblico. Però io vorrei andare da Stracquadanio per chiedergli di analizzare poi proprio il dibattito di queste ore, quello più caldo, diciamo, su questo ritorno di Forza Italia, perché oggi ci sono anche delle resistenze forti, per esempio da parte di Gasparri, per esempio da parte di Cicchitto, a questo ritorno a Forza Italia e quindi all'ipotesi poi di alleanze, insomma, di una Forza Italia dentro una coalizione, che è quello che ha detto Berlusconi. E invece c'è la Santanchè, che naturalmente si sente vittoriosa e lo vive anche come la possibilità di ridimensionare Alfano, di dire tanto in Forza Italia non c'era nemmeno la figura di segretario, quindi Alfano non farà più segretario. Sì, ma a me sembra un
dibattito surreale che è legato solo alla sopravvivenza dei singoli protagonisti. Cioè credono di esistere politicamente dicendosi uno, come dire, antagonista dell'altro, ma in realtà non c'è nulla che li contraddistingua sul piano delle idee, della rappresentanza degli interessi. Volevo rifarmi a quello che diceva Caldarola e anche Campi. Io credo che non ci sia un problema, come dire, di cambiamento di paradigma dei partiti sul piano storico. Credo che dobbiamo chiederci perché il PDL perde, cioè il centrodestra come è rappresentato, perde 6 milioni di voti in 5 anni e il Partito Democratico ne perde 3. Quindi, voglio dire, rispetto ai 5 anni in cui era stato sconfitto alle elezioni precedenti. Cioè c'è una mancanza di capacità di rappresentazione di interessi reali. E voglio fare un esempio sul campo del centrodestra. Ieri il ministro Saccomanni, mi pare fosse ieri o l'altro ieri, nella sua intervista al Corriere, ha definito l'acconto del 110% delle tasse un prestito soft che fanno i contribuenti. Ora, da che mondo è mondo, quando qualcuno presta dei soldi allo Stato, percepisce degli interessi. E l'Italia lo sa bene perché la sua montagna di debito pubblico è appunto una montagna di quattrini che risparmiatori hanno prestato allo Stato italiano. Nel momento in cui si dice che i contribuenti fanno un prestito soft, anticipando le loro tasse, si dice sostanzialmente che si fa un prestito forzoso, perché di quello si tratta. Sono costretto a darti dei soldi in prestito e questo sarebbe, cioè si aumenta il peso fiscale, in teoria per differire l'entrata in vigore di nuove tasse. Allora, una destra economica che fosse tale in Italia avrebbe contestato ferocemente questo tipo di politica, perché è un inganno, è un raggiro. Questa è quella che Tremonti, se fosse, come dire, presente sul pezzo, definirebbe una partita di raggiro, perché stiamo raggirando gli elettori facendogli pagare più tasse per dirgli che ne pagheranno di meno. Ora, il fatto che non esista una destra economica e che tutto il contesto si sia ridotto da 4 mesi a discutere su 2 dettagli in assenza del quadro, cioè l'IVA e l'aumento dell'IVA di un punto e lo sgravio IMU sulla prima casa, ci dà la misura di come manchi una capacità di visione che sia capace di rappresentare gli elettori. E quello che succederà, è vero forse quello che dice Marco Conti, cioè che Berlusconi non lascia la politica, ma che gli elettori stiano lasciando Berlusconi è altrettanto vero. E come le politiche hanno fatto vedere che 6 milioni se ne sono andati, le amministrative hanno dato la prova che se ne possono andare altri milioni, altrettanto. Il punto chiave è: come mai nessuno riesce a costruire una proposta politica esterna a questo punto al PDL, all'area berlusconiana, che sia in grado di essere competitiva? Cioè, perché quel campo politico non riesce a essere conteso da fuori? Io credo che prima o poi accadrà. Perché chi ci ha provato è stato, questo, come dicono a Roma, asfaltato. No, e sia prima non so che se poi mi spiego, Straguadagno. No, Campi, lei era protagonista di quella vicenda dentro il campo berlusconiano. Se lei avesse esercitato le sue raffinate capacità critiche all'epoca, forse non mi sono spiegato, sarebbe stata diversa, perché sennò non mi sono spiegato. No, però sta dicendo io parlo di una contabilità da fuori oggi. Sì, però lui dice, sì, Campi, però diceva perché lei non l'ha difeso dalle terre. Sì, Straguadagno, quello che sta dicendo Campi è perché lei queste idee non le ha difese dentro il partito all'epoca, questo diceva Campi. Io dentro al partito ho difeso le idee di natura liberista fino a quando queste sono albergate. Certo, non potevo schierarmi con un presidente della Camera che per contendere la leadership sceglieva il campo delle tesi di sinistra, perché non ho mai capito perché Fini, invece di puntare sulle questioni fiscali e sulle questioni economiche contro le politiche, come dire, corporative che sono state adottate dal centrodestra, ha scelto il campo, che so, dei diritti degli immigrati, del voto agli immigrati, dello Ius Soli, di queste altre questioni che erano estranee alla natura del centrodestra e che avevano un solo scopo: determinare la rottura con la Lega. Forse, questo forse era l'unico obiettivo politico di Fini. Forse la rottura in quella fase bizzarro, non ci si poteva certo schierare su queste
No, ma poi mi pare che forse lo scontro solo una precisazione, cioè, a me di difendere Fini non mi è mai fregato niente, però cioè, a me dà molto fastidio, come me lo dire allora, far definire di sinistra il tipo di argomentazioni che poneva il presidente della Camera Gianfranco Fini all'epoca, perché non erano solo i diritti degli immigrati, erano questioni della laicità, le questioni bioetiche. Sì, ma non è una scusa per interrompermi se ti sei, stai parlando solo tu, Stracquadagno. No, sto cercando di contestarti esprimendo un parere mio, lasciami almeno quello, dai. Vabbè, parla. Mi ha contestato. Un momento, sta parlando Facci, finisce Facci. Sono stato interrotto da Facci. Lei ha parlato più di tutti, facciamo finire Facci. Facciamo finire Facci, per favore, scusa Filippo. Facciamo finire Facci. No, sì, ma dai, fatemi sto favore, Stracquadagno. No, non c'è problema. È brevissima la cosa che volevo dire su Gianfranco Fini, era che secondo me Gianfranco Fini introdusse dei temi i quali era un problema che non fossero mai affrontati dal centrodestra e venissero lasciati per definizione come patrimonio ideale della sinistra, mentre, e se questo non corrisponde esattamente a quello che volevi dire, fa niente, lo dico io da questo punto di vista. Quindi poi non so, ripeto, che problema ci fosse. Tutto qua, volevo solo precisare questo. Poi se posso dire qualcosa magari dopo, non lo so, sul problema dei partiti. Prego, dillo così, ora. Svolazzo lateralmente limitandomi a dire questo. Io la nostalgia dei vecchi partiti ce l'ho. Partiti vecchi intesi come meccanismi di democrazia dal basso, le sezioni, la piazza, insomma un meccanismo comunicativo che comprendeva anche le tessere, che comprendeva anche insomma un certo tipo di sistema di raccolta del consenso elettorale, che portava perlomeno ad avere una qualche contezza in più da parte dei rappresentanti ai vari livelli, parlamentari compresi, di che cosa vagamente volessero o comunque pensassero il popolo, insomma, che si andava a rappresentare. Poi abbiamo avuto gli anni della mobilitazione. La mobilitazione per definizione viene fatta dall'alto, è il più grande artefice che abbiamo mai avuto in Italia è Silvio Berlusconi, che anche attraverso il mezzo ideale per mobilitare dall'alto, cioè la televisione, appunto è stato il principe di questo. Però, se posso dire, secondo me, e questo l'ha capito Renzi ed è interessante che per primo l'abbia capito Grillo, io credo che ci si tornerà molto più che con i sondaggi a quel tipo di raccolta della pulsione dal basso attraverso il web, attraverso internet, e questo Silvio Berlusconi non l'ha assolutamente capito, perché lui ritiene ancora con un modello stantio di raccogliere dal basso, cioè, pardon, dall'alto, quella che dovrebbe essere, insomma, la temperie di quella che lui ritiene essere l'opinione media, il desiderio, il desiderata degli italiani, e anche su questo, prima ancora che sulla questione giudiziaria, secondo me, si andrà a schiantare. E sulla cosa di prima, così, la dico perché così poi riprendi con più verve, è tutta la vita che mi sento accusare e so di parlare con un ex radicale a tua volta, perché anche io sono un ex radicale, si fa per dire, sì, perché i radicali si è a vita. Quel tipo di temi che sono sempre stati appannaggio del centro-sinistra che ho nominato prima, la brutalità e la grettezza con cui sono sempre stati esclusi dal centro-destra fanno parte delle ragioni per cui io non condivido quanto ce la si prendesse con Gianfranco Fini, perché si dovesse occupare anche e solo, dicevi prima, prevalentemente di questioni economiche, perché alla fine è lo stesso tipo di rimprovero che muoviamo oggi, se vogliamo, al centrodestra che si occupa solo di IVA e di IMU. Stop. Velocissimamente, non volevo essere aggressivo nei confronti di Stracquadagno, però quando Fini introdusse, per esempio, la discussione sulle unioni civili, ci fu una sollevazione all'interno del PDL all'epoca, molto su posizioni, si diceva,
Matteo Con, no? Ispirate da Giuliano Ferrara, si disse questa è una posizione di sinistra, non intercetta la sensibilità del centrodestra, dei suoi elettori. Poche settimane fa, personalmente, avendo vissuto quella stagione, mi sono fatto, cioè, una simpatica risata nel sentire che esisterebbe un'anima liberal del PDL composta niente di meno che da Sandro Bondi, uno dei più implacabili fustigatori di Fini, da Galan e da frattaglie sparse di quel partito, che hanno deciso che bisogna fare una battaglia nel segno dei diritti civili. Va benissimo, anche arrivarci tardi, ne prendo atto con soddisfazione, però evidentemente all'epoca il problema non era il contenuto delle cose dette da Gianfranco Fini, che erano troppo de sinistra, come si dice a Roma, era il fatto che prendere posizione in maniera difforme da Berlusconi significava mettere in discussione la leadership. Per me significava normalizzare il PDL, creare una maggioranza e una minoranza. Altri l'hanno considerato atto di lesa maestà insopportabile, perché la natura genetica del PDL è di essere un partito assolutistico. Scusi, ed è però, finita come è finita, scusa, per cui le accuse a Fini erano molto pretestuose. Sì. Posso, era posso il modello dire di una cosa, però io sono d'accordo, però adesso stiamo parlando come se il matrimonio fra Berlusconi e Fini fosse finito per la legge Sarubi-Granata sullo ius soli, vogliamo dire il vero problema è che gli bloccò le intercettazioni, era la battaglia sulla giustizia, era la Buongiorno che si racconta, no, delle riunioni, Buongiorno sì, Fini. Però non banalizziamola, perché l'idea che un partito di destra, come in tutti i partiti occidentali, abbia a cuore la questione della legalità e del rispetto delle regole, se in Italia questa cosa sembra eccentrica, in qualunque democrazia del mondo i partiti di destra difendono i giudici e la legalità. Il problema non è di averla a cuore, il problema è poi che intercettazioni, ancora una volta il problema, cioè, è che sono, ci si chiedeva il discorso dei diritti, le intercettazioni che sono il precipitato strumentale. Che faceva a Straquadagno per la no, per ma la voglio dire, ma se non ci fossero stati di mezzo nel processo breve, certo, lungo le intercettazioni, si sarebbero sciolto quel legame sull'immigrazione? Boh, veramente, noi crediamo che si sia sciolto. Poi, scusate, c'era una fase completamente diversa, adesso non voglio dire dentro un altro argomento, ma è un altro Papa, è un altro Papa, cioè quella fase dei cattolici a Roma, che cioè non è, cioè, adesso non vogliamo parlare dall'Englaro in poi, era di una pesantezza all'interno del allora, PDL. Allora ti interrompo che impediva soltanto perché molto velocemente deve replicare Straquadagno e poi diamo la pubblicità, quindi Straquadagno molto sintetico. Semplicemente io quello che difesi allora e difenderei tuttora era il fatto che non si dà vita a un governo per minacciarlo tutti i giorni, perché un governo che nasce nel 2008 con il pieno accordo di Fini e dei suoi, ben sapendo che quelle cose che poi vengono rivendicate sono escluse dal programma e dagli accordi anche con la Lega, viene poi minacciato nella sua esistenza quotidiana per ragioni che sono di natura, come dire, di svellere la leadership, di far cadere il leader che si è sostenuto elettoralmente. Allora io dico, o in un partito serio queste cose si risolvevano in un congresso, e male ha fatto da questo punto di vista Berlusconi e tutto il gruppo dirigente che lo ha sostenuto. Io all'epoca non facevo parte, non ho mai fatto parte del gruppo dirigente. Male ha fatto a non sfidare Fini apertamente in un congresso politico, ma certo non era il tentativo di dare una leadership originale o come dire di destra economica, come l'ho definita io prima. Vabbè, perché l'unico intervento che io ricordo sul piano dell'economia di Fini fu quando concesse agli statali. Io devo interromperla. Sì, ma questo l'ha già detto lei e io l'ho già detto prima e devo interromperla per la pubblicità. Ci rivediamo subito dopo. D'accordo, grazie. Brava Alessandra. Allora, di nuovo in studio. Marco Conti, ma se Berlusconi lancia questo nuovo marchio, nuovo, vecchio marchio, vintage, come ha detto prima Francesca Schianchi, Forza Italia, è perché pensa alle elezioni, di andare al voto? C'è una specie di... Ma c'è un dato di cronaca, perché appunto come si è detto è ciclico questo tirar fuori Forza Italia. L'ultima volta che Berlusconi ha tirato Forza Italia è stato 6-7 mesi prima di far cadere Monti.
quando lui ha questa pattuglia di in ebollizione, come, che poi lui stesso tiene col fuoco acceso sotto, cioè, a un certo punto tenta, gli dà una cosa di mettere a fuoco moderato Santanchè e Verdini fino a un certo punto dà questo, come lo fece anche l'altra volta, questa prospettiva, questo giocattolo, dice adesso rifacciamo forse, torniamo fuori. Ve lo ricordate tutto il dibattito che ci fu, no? Quando poco e per un po', diciamo, perché poi quando questi li montano, poi si montano tra loro, si montano anche nella contrapposizione che c'era all'epoca con lo stesso Alfano, poi con il discorso poi delle primarie. Ora, tanto più questi sono al governo. Forza Italia è l'argomento, poi può darsi che finirà come con Monti. Cioè, nel senso, Letta come Monti, che a un certo punto era il momento di staccare, oppure no. C'è un dato però che fino a qualche tempo fa, ancora il centrodestra, fino a 2 settimane fa, era avanti al centro-sinistra e il PDL anche. Adesso mi sembra, da quello che i sondaggi, sappiamo che Berlusconi è un attento osservatore, c'è stata un'inversione. E questo anche perché tutta questa storia dell'IVA, dell'IMU, l'anticipo che parlava prima Stracquadanio, chiaramente si è colpito tutta l'area, comunque il mondo, l'elettorato, sicuramente più di centrodestra che di centrosinistra. Brunetta non è che uno che parla, sì, c'ha del suo, c'ha la sua enfasi, c'ha la sua modalità che conosciamo, ma non è che è capogruppo, non è che uno che si muove in maniera... No, ma ieri soprattutto ci sono state delle critiche molto pesanti al governo da parte di Sandro Bondi. Sandro Bondi era quello che a suo tempo attaccò le decisioni che sono state prese sono acqua fresca, ha detto Bondi. Esatto. Quindi diciamo c'è un gruppo di persone che Berlusconi ha sciolto, diciamo. L'impressione è che poi l'altro dato vero è che ovviamente è quello che farà il governo per coprire IVA, IMU, poi la spending review eccetera, avrà un nesso enorme con quello che è tutto il discorso, il pacchetto giudiziario che riguarda Berlusconi. Berlusconi credo che abbia capito che anche da parte di una fetta del suo gruppo di dirigente che è al governo, che lo vogliono tenere lì di modo che la successione gliela gestisce qualcun altro, cioè tenerlo lì, dire sì sì, non ti preoccupare, adesso troviamo, adesso facciamo l'emendamentino per sistemare, però intanto quelli che il sospetto suo, almeno quelli che poco dopo la caduta del governo Monti erano al Teatro Olimpico per cercare di fare cose diverse che potessero superare Berlusconi, adesso sono al governo. E lui sa che quelli lì sono lì tenendola fermo dietro al governo Letta per preparare quella successione nel campo del centrodestra che in maniera diversa, in maniera normale, in maniera di un congresso, cioè, non è possibile. Berlusconi questo lo ha capito, è e quindi chiaro. La tentazione adesso deve soltanto capire quando gli momento. Conviene, ovviamente, perché dal punto di vista elettorale non gli venga poi imputato di aver fatto cadere il governo per i suoi interessi, non per quelli del proprio elettorato, di non aver mantenuto la promessa fatta al capo dello Stato, il problema della legge elettorale. Poi le paure che gli agitano a lui sono tanti, il governo con i grillini, il PD fa il governo con i grillini, il Napolitano si dimette e arriva a Rodotà, tutte cose, paure, le tue aziende che lo spread, sa. Però credo che a un certo punto Berlusconi, siccome ne va della sua persona, perché ovviamente i provvedimenti che si annunciano sono certamente, credo che alla fine scarterà. Allora, Peppino Caldarola, prima Filippo Facci diceva Berlusconi invece con molta in modo molto deciso che secondo lui invece Berlusconi sarà fatto fuori per via giudiziaria, che questo secondo te l'idea di lanciare questo marchio serve anche invece per è il suo modo per restare in politica anche a fronte di un finale di quel tipo, o sei d'accordo con Facci su questo? Di fronte a un finale di quel tipo, sì, io penso che la vicenda
politica di Berlusconi si concluderà con un marchio giudiziario, cioè il contrario di quello che molti avversari di Berlusconi, fra cui il sottoscritto, avevano auspicato, cioè una sconfitta politica e non una sconfitta giudiziaria. Il dato della realtà è che ciò che la sinistra non è riuscita a fare riesce a fare la Procura di Milano. Per cui probabilmente ci sarà una condanna definitiva. A quel punto Berlusconi ha una, diciamo, un'esigenza, che è quella, avrebbe o l'ipotesi che suggeriva Facci, che indicavo anche io nello schema De Gaulle-Pompidou, cioè uscire di scena e consegnare il partito a qualcuno in grado di gestirlo. Oppure può immaginarsi una, come dire, un drappello, che militarmente voi sapete è una porzione di esercito guidata da ufficiali di grado inferiore, che serve fondamentalmente a tutelare. Questa condizione di Berlusconi non è ininfluente sullo stato d'animo del PD, perché Marco Conti ha detto bene le ragioni per cui nel PDL ci sono molte tentazioni ostili al governo, molte ostili o di disaffezione. Guardate che specularmente accade la stessa cosa dall'altra parte. Per il PD, ieri devo dire c'erano dichiarazioni speculari, quelle di Bondi e Renzi dicevano la stessa cosa del governo, quindi ridimensionavano la sua capacità decisionale. Il mondo, diciamo, il mondo popolare del PD è assai più radicale del suo gruppo dirigente, e il tema della collaborazione con un signore molto condannato, non dobbiamo sottovalutare che l'ultima condanna è particolarmente infamante. Io ho delle opinioni su quella sentenza, però il dato della realtà è che la condanna è particolarmente infamante. Io ho ascoltato anche delle persone assai critiche verso il Presidente della Repubblica per aver ricevuto un condannato per una sentenza particolarmente... Non solo Grillo, dici tu. Particolarmente per il PD reggere questa, diciamo, questa convivenza con una base che non la vuole, perché se si facesse un referendum nella base del PD respingerebbe questo governo, diventa sempre più... E quindi il tema del voto anticipato è il tema, diciamo, che abbiamo affrontato negli anni spesso, ed è il tema che può influire sulla scelta di Renzi, eccetera, eccetera. Allora, Francesca Schianchi, ti rivolgo anche a te la stessa domanda su il significato di, se ha un senso di accelerazione questo presentare. A me sembra che, come dire, proporre un marchio che appunto nuovo non è, ma insomma è un'evoluzione, è una manovra preelettorale. Pre non so quanto, cioè non so, Marco diceva, l'ultima volta l'ha detto, l'ha fatto 6-7 mesi prima di far cadere il governo Monti, vediamo se rispetterà i tempi anche questa volta. Certo è che sia lui che si muove per organizzare Forza Italia in un mese, tra l'altro, da anche dei tempi molto brevi, sia il PD che su questo congresso si sta muovendo, tra l'altro con una polemica sulle regole che sta diventando ormai stucchevole, sì, però insomma... Assolutamente, però con candidati, Renzi che dice... Con l'ipotesi del rinvio delle primarie, l'ipotesi che poi del mi pare sia stata un po' ridimensionata, ma Renzi che dice, chiaramente il partito mi interessa per andare a Palazzo Chigi, però a Palazzo Chigi al momento c'è un suo collega di partito, quindi insomma è evidente che sono tutte mosse che creano una tensione sul governo. Che poi tenga duro o no, vediamo, però il fantasma del, non so se tornare al voto, della caduta del governo, perché poi è da vedere se cade il governo, se si va al voto, però il fantasma della caduta del governo c'è, e appunto queste manovre sia a destra che a sinistra non fanno che rinfocolarlo tutti i giorni, cioè farcelo ricordare tutti i giorni. Vorrei chiedere a Stracquadanio un'opinione anche su questo punto qui, proprio sul governo e su quanto, però come, visto che lei è un osservatore particolarmente, non più un insider, però che conosce molto bene ovviamente Brunetta, Bondi, le dinamiche di partito, che cosa significano tutte le dichiarazioni, le prese di distanza, la polemica con il governo in questa fase, e nonostante niente, Berlusconi abbia garantito l'appoggio, se effettivamente è qualcosa destinato così, un preannuncio, un preavviso di una mossa come quella che fece cadere Monti. Cerchiamo di analizzare il quadro. Il governo a mio avviso cade se si va al voto,
Ma siccome, come ha detto bene Francesca Schianchi, non è affatto detto che se il governo cade in questa fase si vada al voto, io credo che tutto questo corrisponde esattamente a quello che è accaduto sempre con il governo Monti. Io vorrei ricordare che il governo Monti nasce con il consenso del PDL e apertamente gruppi di esponenti PDLini li votano contro o non lo votano affatto. Se voi, noi ricordiamo tutti i voti di fiducia del governo Monti, c'era il PDL si divideva a metà tra i partecipanti e i non partecipanti. Cioè c'è una strategia di fondo che è quella che nel partito di Berlusconi, e Berlusconi in questo la avalla molto, se non si tratta di un governo propria espressione in toto, a quel punto bisogna giocare sui due tavoli, cioè quello del consenso e quello anche della critica o della distanza dal governo, senza mai provocarne direttamente la caduta. La caduta viene provocata del governo Monti viene provocata proprio in limine, cioè con due mesi d'anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, credendo con questo di tagliare i tempi della giustizia, cioè di anticipare quelle che potevano essere conclusioni processuali. Questo è stato l'unico scopo per il quale il governo è stato fatto cadere in anticipo. Tant'è vero che poi la crisi di governo è stata tale che abbiamo avuto un governo nello stesso periodo in cui l'avremmo avuto se si fosse andato a votare ad aprile, no? La crisi si è risolta dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. E detto questo, io credo che siccome non c'è alcuna probabilità oggi che la caduta del governo porti automaticamente al voto, il governo non cade. E cadrà soltanto nel momento in cui noi avremo la certezza che si vada al voto. Secondo me, siccome è probabile che nel semestre di presidenza italiano questo non accada, io credo che la logica politica porti a vedere le elezioni non prima del 2015, insieme alle elezioni, alle residue elezioni regionali, quelle nelle quali si vanno a rinnovare quasi tutte le regioni, tranne Lazio, Lombardia, no? Queste rinnovate. Anche se non è chiaro poi quale maggioranza napoletano potrebbe trovare su un altro governo, che se il PDL non ci sta, che fa una chi l'ha detto che il PDL regge? Quindi, si spaccherebbe il PDL. Nel mondo berlusconiano, e lo so da informazioni abbastanza dirette, si ha la convinzione che anche il governo Letta, come il governo Monti, si possa fare partito. E quindi che i partecipanti anche del PDL di questo governo siano disponibili a tentare la nascita di un nuovo partito diverso dal PD e che sarebbe, secondo la visione che viene espressa, guidato da Letta. Il partito Letta Alfano. Questa cosa non ci credo alla luce di un precedente. Esattamente la stessa cosa si era detta nei mesi del governo Monti, cioè si immaginava, esatto, che il PDL potesse non reggere, poi in realtà si è visto che Berlusconi i suoi, diciamo, sì, li tiene molto stretti, la diaspora che doveva esserci nel PDL non c'è stata, dubito che ci sia questa volta. Dopodiché no, c'è una spaccatura. Alla luce del precedente non ci credo molto. Certo che riferivo. E siccome l'esistenza di questo timore e di questa dicevo convinzione, che si è già detto ma non è successo, quindi fa pensare che ci possa essere un'altra maggioranza. Che non valga la pena far cadere il governo, certo, perché ci potrebbe essere un'altra maggioranza, è un deterrente. Esatto. Piuttosto sulla distinzione che spesso si fa nel PDL tra Falchi e Colombe. Per dargli un senso politico, e questo chiaramente rimanda anche alle fibrillazioni nel partito, quindi anche nel governo, per come la vedo io la spaccatura poi alla fine si traduce in questo: le cosiddette colombe sono quelle che si stanno ponendo, non sono cuor di leone, quindi gente che si muove con grandissima prudenza, però sono quelli che si pongono il problema di dare continuità all'esperienza politica del centrodestra dopo Berlusconi. Non sono cuor di leone perché l'impressione che ho è che aspettino che sia qualcun altro a creare le condizioni della successione, mentre invece se sei convinto che ci vuole un altro leader al posto di Berlusconi, la battaglia dovresti farla te, non te la può risolvere né il capo dello Stato né la magistratura. Poi ci sono i Falchi, che in realtà, per come diciamo, li considero io, da Daniela Santanchè diciamo, al nostro comune amico Giuliano Ferrara, vivono l'esperienza del berlusconismo, io lo dico in una chiave estetico-nichilista, nel senso che dopo Berlusconi quello che accadrà non ce ne può fregare di meno. È stata una bellissima avventura che si è incarnata in questo signore al quale siamo stati legati da rapporti di affetto, di simpatia, alcuni di questi anche di interesse economico.
quello che viene dopo non è un problema politico che ci riguarda, ed è una spaccatura importante, perché poi chiaramente si riflette in atteggiamenti completamente diversi. I primi qualche tentativo lo fanno: spacchiamo il PDL, creiamo un soggetto autonomo, ci raccordiamo al centro, ripeto, sono cose che dicono in privato, perché poi sulla scena pubblica si muovono con una prudenza esasperante. Gli altri il problema semplicemente non se lo pongono. Io mi ricordo una famosa battuta di Brunetta, quando gli chiesero che cosa... Brunetta è un estetico nichilista, assolutamente sì, che cos'è il berlusconismo, rispose dicendo: a me del berlusconismo non mi interessa nulla, a me interessa la persona fisica di Berlusconi. Che non è una battuta, è un modo di vivere quell'esperimento politico, che fa sì che tu il problema di cui abbiamo parlato noi, di dare continuità al centrodestra, istituzionalizzare il carisma, no? Il buon Quagliariello da anni va dicendo, no? Studioso, anche adesso lo dice Strapadani, bisogna istituzionalizzare il carisma. Vabbè, alla Santanchè l'ultima cosa che gli interessa è istituzionalizzare il carisma. Finché dura Berlusconi ci divertiremo, quando non ci sarà Berlusconi faremo dell'altro. E questo è il lato estetico nichilista. Sì, allora, funziona, proprio in chiusura, perché mancano veramente pochissimi minuti, anzi ne manca soltanto uno, oggi c'è un'intervista al presidente del Senato Grasso su Repubblica, e è lo stesso Grasso a dire: deleterio stare al governo e comportarsi da opposizione, che è un monito, questo lo chiedo a Caldarola per la sua saggezza ed esperienza, però è un rilievo un po' inusuale da parte di un presidente veramente, di una Camera. Tu sei stata gentile, non è inusuale, è totalmente scorretto, perché il presidente del Senato, che peraltro è la seconda carica dello Stato, dovrebbe avere il buon gusto di non intervenire sulle vicende che afferiscono la formazione o la fine di maggioranze. Sarà l'inesperienza, sarà quello che si vuole, però... E rilancia Grasso anche la riforma elettorale prima delle... Vabbè, dice che bisogna quella, farla... Quella bisogna secondo farla me è una dichiarazione che si può fare. Quella attorno invece al governo, alla vita del governo. E anche dire se cade eletta un'altra coalizione. Anche qui peggio siamo mi un po'... sento. Peggio anche qui mi forse sento. Si sarà risentito Napolitano, non lo so. Qualcuno si potrebbe risentire. No, qualcuno Peppino potrebbe consigliare... Straquadanio vuole avere... No, ah? Straquadanio. È dal 94 che i presidenti delle Camere fanno un altro mestiere. Sì, vabbè, questa è una risposta a Campi, ma... questa è una risposta a Campi e non a Caldarola. Sono del Senato, non del Presidente della Camera. Mi ha alzato la palla, l'ho schiacciato. Facci Grasso fa un po' come Fini? Ma no, assolutamente no, cioè non c'è un disegno. Lo poteva dire questa cosa? No, ma ha detto delle, come ha ragione Caldarò, ha detto delle cose in parte inusuali. Sulla cosa della legge elettorale assolutamente ha ragione, anche perché cioè, non cambiano la legge elettorale perché vogliono qualificarla in un contesto più ampio, ma in realtà lo fanno solo perché... Per durare di più. Per lasciare sino all'ultimo una propria assicurazione sulla propria vita politica in caso si vada a elezioni anticipate inavvertitamente. Grazie a tutti gli ospiti, ci fermiamo qui, dopo di noi Coffee Break, e Omnibus naturalmente torna domani, ma con Andrea Pancani. Buona giornata a tutti. Poteva lavorare.